Ragazze, io sono Fabiola e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi, come avete potuto vedere dal titolo del video e anche dalla copertina, andiamo a fare un mega haul con il mio pacco di Shein. Prima di continuare vi chiedo di iscrivervi al canale, cliccate su iscriviti, attivate la campanellina così non vi perdete nessun altro video successivo e seguitemi su Instagram, questo è il mio profilo, io sono sempre stra attiva, talmente attiva che avete scelto proprio voi i miei acquisti di Shein. Andiamo a vedere insieme cosa abbiamo preso e poi ovviamente li andiamo anche a provare. Allora, in questo ordine tra l'altro avevo inserito anche delle cose per mio fidanzato, gli avevo preso delle camicette carinissime, molto estive. Allora, questo è un toppino, vediamo, si capisce molto bene com'è, avrei proprio bisogno di vedere in realtà com'era venduto. Eccolo così. Andiamo a provarlo ovviamente. Ok, bello sì, ma non troppo e soprattutto non avevo ben capito come si metteva, quindi ho dovuto riguardare l'immagine del toppino per rendermi conto di come si metteva. E tra l'altro se devo ogni volta passare mezz'ora a vestirmi, a mettere, a cercare di capire come si mette, a fare nodi, scegliere nodi e quant'altro, non credo che lo metterò mai, quindi questo penso di rimandarlo indietro, anche perché già dovrei rimandare indietro una camicetta del mio fidanzato che non gli piaceva molto, quindi questa penso di mandarlo anche indietro. Tra l'altro questo l'ho pagato pochissimo. Andiamo avanti e prendiamo un altro toppino. In realtà io ho comprato solo dei sopra, se non mi ricordo male, è solo roba estiva, del tutto estiva, molto floreali, molto sbarazzini, molto larghi, perché qui a Lyon fa caldissimo, sono tornata a Tenerife, c'erano 38 gradi fuori, ma quelli percepiti erano una quarantina perché faceva caldissimo, stra caldo. Questo mi piace molto, ovviamente anche questo va provato. Bello, questo mi piace moltissimo il colore, mi piace molto perché vedete è molto largo in fondo. Sì, questo non mi piace molto, proviamo a metterlo dentro. Lo si è messo dentro, già è molto più bello. Poi tra l'altro mi piace tantissimo la sfondatura così. Andiamo avanti e vediamo. Bello, questo mi piaceva perché mi piaceva il colore molto fresco, molto estivo, molto angurioso, mi sa molto di cocomero questo colore, non so perché. Bello, questo mi piace anche questo, ovviamente dobbiamo provarlo. Bellissimo, mi piace molto anche se, come potete vedere, forse è un po' scollato, non so, dietro. La scollatura dietro mi piace moltissimo. Quella davanti in realtà non molto, però sì, mi piace, mi dona questo colore. Dopodiché avevo preso anche, effettivamente, perché volevo arrivare, sapete che su Shein ci sono sempre quegli sconti che fanno su magari 100 euro di spesa, su 69 euro di spesa, e quindi per arrivare ai 99 euro di spesa, ho preso anche queste magliettine che insomma non sono fantastiche, ma sono stracomode, perché ne ho anche un'altra sempre presa da Shein ed è stracomoda. Ovviamente questa, anche senza provarla, si vede che è perfetta. Ok, questa è con una farfalla. Anche questa non è niente di fantastico, niente di bello, però sono sempre utilissime queste magliettine.
Ah, questo è il... Sì, ho preso anche dell'intimo, poi farò sapere se va bene anche l'intimo oppure no. Ok, ora stiamo quasi per finire e sono arrivata così. Mamma, quando mi piace, che bello, bellissimo, mi piace tantissimo. Devo assolutamente provarlo, questo libro, provarlo il prima possibile, vado subitissimo a provarlo. Mamma, che bello, bellissimo, mi piace un sacco. Vabbè, ma non ci sta, non ci azzecco un cavolo con quello che c'ho sotto, anche perché è pure blu. Però sì, mi piace moltissimo. Bello, mi piace. Ok, avevo dimenticato questo, tra l'altro. Questo è un vestito lungo, io non ho mai, e dico mai, messo dei vestiti lunghi. E questo è bellissimo. Ok, è un po' lungo, quindi penso che dovrei metterlo, insomma, con i tacchi, però mi piace moltissimo. Tra l'altro è il mio primo vestito lungo e sono davvero soddisfatta al 100%. Mi piace tantissimo. Ok, dopodiché avevo preso pure una Beauty Blender, un pennello per mettere il fondotinta. E anche delle palettine Glam. Anche questo non vedevo l'ora di riceverle. Wow, sono grandissime! Io me le aspettavo molto più piccole in realtà. Ecco qua, bella. Bellissima, mi piace davvero tantissimo. Bello, bellissimo. Ho preso prima questo qua, ed è quello più esterno, e poi ho preso questo, che è quello più interno. Bellissimo. Insomma, poi farò anche un video dove proverò le palette. Qua c'è anche l'altra, perché ne ho prese due, perché ogni volta vedo tutti molto contenti della marca Shiglam, e quindi ho detto dai, anche io voglio provare qualcos'altro, perché sì, ho provato alcune cose, alcune mi sono trovata bene, con altre un po' meno. Bellissima anche questa. Bella, sono soddisfatta di questi colori, tra l'altro dietro ci sono tutti i nomi dei colori. Non vedo l'ora di andarla a provare. E niente, questo è tutto quello che ho preso, tutto quello che di mio c'era in questo pacco. Come vi ho detto, avevo anche preso qualcosa per il mio fidanzato, che però non ho tanta voglia di farvi vedere, erano delle camicette, boh. Trovo che la qualità per l'abbigliamento donna è superiore rispetto all'abbigliamento per uomo. Cioè, ok, quelli... erano molto carini, molto carine le camicette, ma si vede proprio al tatto che non sono la stessa cosa dell'abbigliamento per donna. Un'altra cosa che stavo assolutamente dimenticando è il costume. Questo è il sopra. E invece... questo è il sotto, non vedo l'ora di andare a Marocca. La mia vacanza a Tenerife è già passata, ma non dimenticate che c'è ancora l'Abruzzo, perché quest'estate andremo in vacanza in Abruzzo con il mio ragazzo, dato che lui è abruzzese, da tanto tempo che non torna, abbiamo detto dai, perché no? E quindi andiamo in Abruzzo, quindi non vedo l'ora di mettere anche questo costumino. Ecco qua tutto quello che mi è arrivato in questo ordine di Shein. Sono stracontenta di tutto quello che mi è arrivato.
fatemi sapere l'abbigliamento, il capo d'abbigliamento che più vi è piaciuto, fatemelo sapere sotto nei commenti. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, lasciate un gran bel like al video, iscrivetevi al canale cliccando su iscriviti che sta scritto in basso in rosso, attivate la campanellina così non vi perdete nessun altro video successivo e soprattutto seguitemi su Instagram, questo è il mio profilo, io sono straattiva, davvero, sono molto attiva soprattutto con le storie, anche con i nuovi post, ci sono sempre nuovissimi contenuti. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!